Ha parlato di un sistema, un modello che potrebbe non avere uguali se non fuori dall'Italia, cioè a Monte Carlo, però per farlo c'è bisogno del supporto di tutti e soprattutto c'è bisogno di rendere allettante il sistema per i privati. Come farlo? Beh, questo è un lavoro che richiederà un impegno non solo del prefetto, che farà come sempre da regista, ma che richiederà il concorso delle associazioni innanzitutto, associazioni di categoria, penso a Confcommercio, alla CNA, insomma a tutte le associazioni che raggruppano gli esercenti del commercio. Poi gli imprenditori, anche loro avranno un ruolo in questa fase, e poi anche i tecnici, perché il problema, come ho avuto modo di spiegare, è anche quello di rendere accattivante da un punto di vista economico l'opportunità di collegarsi a questa banca dati, a questa grande collettore di informazioni, di immagini che poi possono essere messe a disposizione di chi ne ha bisogno. E quindi su questo lavoreremo nei prossimi mesi, cercheremo di ottenere il massimo risultato. Io non punto evidentemente al Grande Fratello, a noi non interessa avere tutta la città videosorvegliata, però se noi riusciamo a passare da una fase che in questo momento vede separate, no, le singole utenze, ognuno ha il proprio impianto ai fini personali, ma riusciamo a fare sistema anche in una misura iniziale del 20%, del 30%, io sarei estremamente soddisfatto, perché sono convinto che quando si inizia poi gli altri vengono dietro. E poi c'è l'orgoglio di aver raccolto un finanziamento, gli unici in Puglia, come specificava lei. Sì, 3 milioni di euro non sono bruscolini, come diceva qualcuno, e poi siamo gli unici in Puglia che siamo riusciti a essere tempestivi, validati dal Ministero, quindi il finanziamento è stato già assegnato e questo consente adesso all'ASI di partire con tutta la fase di gara, di progettazione, di affidamento dei lavori. Il programma del Presidente Bianco è molto ambizioso, io sono convinto che noi entro il 2019 avremo il progetto realizzato.